Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Se l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Adesso andiamo a vedere come rintracciare il mittente, che non sempre è quello che vediamo in descrizione, perché se l'email è stata inviata a un bravo hacker, sappiate che ciò che vedete dalla intersezione da non sempre è reale. Allora, la prima cosa da fare è verificare se effettivamente l'email è esistente. Quindi facciamo copia indirizzo e andiamo a utilizzare un servizio totalmente gratuito che troviamo in rete. Qui lo vedete in italiano, ma in origine comunque è in inglese. Io uso un'estensione che mi traduce le pagine web per rendermele più facili e comprensibili. Questo qui ovviamente è un sito che metterò in descrizione, così lo potete trovare tranquillamente anche voi. Qui andiamo a inserire l'indirizzo di posta elettronica e andiamo a fare la verifica. Ok, il sito, dopo aver fatto un controllo, ci dà la comunicazione che l'email esiste veramente. Quindi a questo punto non ci tocca altro che rintracciare l'IP del mittente per un'eventuale denuncia da fare alle poste, se riscontriamo che questa email sia anche comunque una frode. Come dobbiamo fare? Come vedete, ci serve l'intestazione, quindi il sorgente dell'email. Ritorniamo al nostro programma, clicchiamo sull'oggetto, poi andiamo sul menu del nostro cliente di posta elettronica. Allora, visualizza, ecco qui, sorgente del messaggio. Questo è tutto quello che riguarda l'email in questione. Selezioniamo tutto, copia, ritorniamo di nuovo nel sito e selezioniamo traccia email. Qui ci chiede di inserire i dati che abbiamo copiato dalla nostra email. Ecco, li incolliamo e effettuiamo un'analisi. A questo punto ci dà il dato più importante, l'IP del mittente. Quindi lo andiamo a copiare e andiamo su un altro sito dove inseriamo l'IP che abbiamo prelevato dal sorgente. Ottieni informazioni e a questo punto ecco qua, voilà, tutti i dati relativi a chi ci ha inviato l'email, compresa la locazione che è mappata. Ci dice praticamente il continente, la nazione, la capitale, tutto che riguarda, tutto quello che riguarda l'email. In questo caso possiamo prendere questi dati e comunicarli a chi dovere se riscontriamo una frode, oppure dati utili anche per rintracciare. Nel primo caso abbiamo detto che abbiamo fatto una verifica dell'email se esisteva davvero. Se l'email non esisteva, questo è un dato che non si può comunque nascondere, e questi dati comunque possono essere sempre utili ai fini di rintracciamento dalla polizia postale. Quindi spero che queste informazioni possono essere utili anche per voi per combattere la pirateria informatica o, diciamo così, gli spam. E se avete altre necessità o curiosità, mettetele tra i commenti con il tempo debito che ho, comunque, che posso fare. Al limite realizzerò un altro video nel spiegarvi quello che vi possa essere utile. A voi una buona giornata, arrivederci.